Buon pomeriggio, ciao amici di Casalotto, ben ritrovati, benvenuti in questa giornata di festa, in questa vigilia del Natale, 24 dicembre, siamo in diretta e lo saremo fino alle 16, un appuntamento importante perché poi ci porterà dritti a quella, un dolce proprio artigianale fatto a mano, e qui voglio veramente ringraziare e fare i complimenti alla pasticceria Pina di Polonio Greta a Mortara, perché guardate che cosa. Oh, ci occupiamo adesso per l'ultima volta insomma del nostro bellissimo calendario dell'avvento che ci ha tenuto compagnia veramente per tutto questo lio. Allora, prima di andare a parlarvi di una confessione particolare, vado a leggere qualche vostro messaggio, perché oggi vi stiamo chiedendo quali sono le bevande, insomma, tra stasera e domani a tavola le amiche o gli amici di Casalotto berranno. Beh, io, per gli astemmi come te, molti, a parte l'acqua, mi avete risposto Coca-Cola peccante retroscena natalizia, perché ha confessato quanti clienti il 24? Oh, bene bene, eccoci qua ancora. Chissà in quanti, insomma, magari sono sicuramente a casa lì a seguire la puntata, perché è vero, tanti insomma, va bene. Parlavamo di feste, perché gli anni con lo zero si devono festeggiare, io lo dico sempre. Ma restiamo in tema di festeggiamenti, tra stasera, tra cenoni, tra domani il pranzo, perché mi avete scritto e continuato a scrivere cosa berrete. Pronti alla carica dei 22 big, quindi l'elenco completo dei cantanti che appunto a brevissimo, perché mancherà poco, insomma, per il Festival di Sanremo, in gara per il 2019. Siete pronti? Allora, intanto compresi i due ragazzi vincitori di Sanremo Giovani di quest'anno, con le rispettive canzoni, Einar, brano ancora però da scoprire, poi Paola Turci con L'ultimo ostacolo, poi Simone Cristicchi, Abbi cura di me, Zen Circus, L'amore è una dittatura, poi abbiamo Anna Tatangelo con Le nostre anime di notte, Loredana Bertè per La gioia del grande Lio con la Carà, insomma, l'edizione 2019. È un buon assortimento. Ciao, questa sera, ciao a tutti!